un auspicio incerto, quindi un 2017 tutto da costruire, ma a Noale ogni cosa è stata fatta con criterio per propiziarsi il favore degli dèi. Una pira importante, fuochi d'artificio, cascate di luci. Anche quest'anno la città dei Tempesta non ha deluso. Attorno alla rocca almeno 8.000 persone per una rappresentazione storica unica. Sacra sulle acque, agricola nel campo. Siamo l'unico gruppo ciclo storico in Italia, non in Veneto. E siamo stati anche in Emilia Romagna e pian piano ci stiamo facendo conoscere un po' dappertutto. Credo davvero una grande festa popolare come la Piro e Aparoa deve essere. È un ritorno della nostra grande tradizione che è ancora molto sentita in tutto il territorio veneto. Qualche stoccata dai borghi è stata lanciata ai politici. Campo San Piero ha chiesto più cura per i marciapiedi di Noale. Da Borgo Mestre l'invito alla regione a fare i sottopassi, mentre Borgo Treviso ha chiesto di mettere da parte le polemiche sui falò e l'inquinamento, che, dati ARPA alla mano, ha toccato un alto livello proprio tra il 5 e il 6 gennaio. Non solo le faville si sono alzate al cielo, ma anche le PM10 hanno raggiunto il picco stagionale.